Sì, grazie Eccellenza. Anche io ho qualche considerazione su questo comma comunicazioni in merito alla vicenda dell'operazione Titoli Demeter, perché ascoltando gli interventi, soprattutto dei colleghi dell'attuale opposizione, sembra che sia un'operazione normale, scusate la ripetizione, ma è priva di rischi. Ma penso che invece, come è stato detto da alcuni colleghi della maggioranza, non sia così. In quanto solo per onore del vero, l'operazione Titoli Demeter, se non vado errato, erano due titoli. Uno che è stato riacquisito da parte della titolare delle azioni sottostanti Petronas circa un anno fa e che, se non vado errato, considerate le cedo e gli interessi, in quel caso non abbiamo rimesso, forse abbiamo fatto, per così dire, una sorta di patta. Ma era fra l'altro quella un'operazione imprevista, quella del riacquisto da parte della titolare sottostante, perché l'ha riacquistato dopo quello che è successo, i fatti della vicenda Petronas nel paese di origine. Il secondo titolo invece che abbiamo preso in questi giorni, dalla vendita appunto del secondo titolo che era nell'operazione Demeter, è avvenuto grazie, questo, ad una trattativa da diverso tempo in piedi, messa in piedi da parte di Banca Centrale con la società emittente che è la Credit Suisse e che ha rivenduto e alla fine loro le hanno riprese al titolo nominale. Per cui tutta questa operazione, che era sicuramente molto rischiosa, alla fine forse si è risolta con diciamo così, una patta senza danni allo Stato, o meglio alla banca centrale. In ogni caso, però, io credo che dobbiamo valutare un altro aspetto, che il regolamento interno di banca centrale non prevede la possibilità di questo tipo di investimenti, che sembra addirittura privi di rating, e quantomeno con quelle modalità come sono avvenute, perché il rischio era troppo elevato per la collettività e soprattutto, ancora di più, questa operazione ha favorito la risoluzione di un debito da parte di una società controllata dalla stessa banca centrale, acquistando appunto questi titoli privi di rating e fornendo liquidità alla stessa banca dalla quale la banca centrale li ha acquisiti. Questo credo che sia l'elemento che è stato evidenziato anche da parte, credo, della famosa ordinanza che è apparsa sui giornali di Mosciani o altri elementi, perché non è solo oggi che dobbiamo ringraziare che grazie all'attività di Banca Centrale forse abbiamo limitato i danni, perché abbiamo sostanzialmente recuperato una parte, ma l'elemento principale è quello che questo tipo di operazioni non può essere fatto, non deve essere fatto, tantomeno se serve per chiudere un buco di un'altra società che è controllata dalla stessa banca centrale. E allora qui è inutile che il consigliere Zanotti, il consigliere Zafferani, nei loro interventi ribadiscono che questa operazione non era di competenza del governo. Certo, era di banca centrale. E certo che questi erano stati nominati ancora prima, ma quello che è certo ancora di più, che nei primi 8 mesi, prima che il governo precedente revocasse l'incarico a Grace e Savorelli, hanno dato carta bianca. E non lo diciamo noi perché eravamo allora all'opposizione, oggi perché siamo alla maggioranza, ma perché sono i fatti che hanno parlato. Da gennaio 2017 ad agosto 2017 i vertici di Banca Centrale sono stati, così in qualche modo, assecondati in ogni loro azione da parte del governo precedente. Questo non va dimenticato, non va detto. Ecco che allora io credo che, ad esempio, invece, accolgo favorevolmente anche la bozza di ordine del giorno presentato da alcuni esponenti, se non vado errato, di Libera, perché io credo che sia interesse di tutti fare chiarezza su questi fatti e su come sono avvenuti. È ovvio che forse magari si potrebbe, nella fase di discussione dell'ordine del giorno, fare anche qualche integrazione, perché oltre che attendere gli sviluppi di quelle che sono le indagini della magistratura, io credo che si potrebbe attendere anche gli sviluppi della commissione d'inchiesta che deve fare luce e chiarezza su quelle che sono state le responsabilità e gli atti compiuti in quell'ambito, e credo che appunto riuscire ad avere intanto, come chiede lo stesso ordine del giorno, un punto
di confronto, un elemento di confronto nella commissione preposta finanze, nella quale si possa essere dotti tutti quanti di quelli che sono i reali dati di queste due operazioni, che ripeto, anche se oggi qui vogliamo dipingere questa operazione come un qualcosa di normale, che è bella perché non abbiamo rimesso dei soldi, non dobbiamo dimenticare che invece questa operazione non poteva e non doveva essere fatta da un ente, un organismo, non un ente, come Banca Centrale, che ha chiuso un buco temporaneamente, un debito di una sua controllata. Allora io credo che questo è l'elemento dove ci sono degli atti che forse dovranno essere fatti chiesta nelle sedi opportune, come ho detto prima, commissione d'inchiesta, magistratura, ma credo che sia utile per tutti anche avere esattamente i dati di quelle che sono state le risultanze di questa operazione del MET con quello che si è potuto incamerare o recuperare o limitare i danni a seconda di quello che è. Ecco perché poi quando discuteremo l'ordine del giorno potremo fare altre considerazioni in merito, anche magari con alcuni accorgimenti trovare anche delle, una condivisione su quello che è stato proposto. Grazie. Grazie consigliere Venturini. La parola al segretario Marco Gatti.